La chiusura della Tonale di Palmi ci ricorda che non dobbiamo abbassare la guardia rispetto al contagio per coronavirus. Io credo che a prescindere dal luogo, dai luoghi, io direi che noi il fatto di non dover abbassare la guardia lo dobbiamo tenere sempre presente, ma in tutta Italia e in tutto il resto del mondo. Il comportamento è uguale che si sia in viaggio, che si rimanga a casa o che si vada in vacanza. Sappiamo che dobbiamo utilizzare le mascherine, sappiamo che dobbiamo portare sempre con noi un flaconcino di disinfettante, sappiamo che dobbiamo mantenere le distanze sociali che abbiamo sempre sottolineato, che abbiamo sempre curato di consigliare, ma addirittura direi di imporre a tutti quanti. Se saremo bravi e continueremo a rispettare le regole e le leggi, noi saremo in grado di poter portare avanti una stagione estiva in piena tranquillità e anche dare un po' di ossigeno alle casse delle nostre aziende, che male non fa. A proposito di mascherine, dunque, come nasce questa iniziativa? Ma questo è un grazie veramente per la scelta etica che le aziende che hanno deciso di convertire la loro produzione e quindi fabbricare mascherine, noi non possiamo che dire grazie, perché trovarle, metterle a disposizione sul territorio è una delle cose più importanti. Abbiamo visto e abbiamo seguito sui media quello che è accaduto negli ultimi tempi, su degli approfittatori, su chi ha tentato di fare, io direi in termine calabrese, di giobbare sulle sciagure degli italiani e in generale, insomma, della gente impaurita e comunque che si deve poter tutelare, per cui avere la possibilità di contare sulla produzione di aziende locali significa averle a portata di mano ed averle dietro casa. Ecco, C'è questo è un importante. numero di aziende che potrebbero forse trasformare la propria attività. Beh, alcune l'hanno già fatto, io peraltro ho un elenco, sono qui, ce ne sono quattro che noi ringraziamo veramente, ma potrebbe succedere che se ne assommeranno altre. L'importante è riuscire a coprire il fabbisogno di oggi e di domani, perché la cosa importante è che non dobbiamo dimenticare che la mascherina va continuata, bisogna continuamente usarla e sostituirla anche, perché molto spesso vedo delle persone che ne tengono una in tasca e la utilizzano per giorni interi. Mascherine vanno utilizzate e buttate via e poi sostituite con altre nuove. Ecco, scusate, perché la mascherina effettivamente poi è un po'. Come è avvenuta quella modalità della formazione di questo elenco? C'è stata io leggo qui che c'è stata un'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione, vuol dire che gli uffici tecnici hanno provveduto a dare delle autorizzazioni, vuol dire che le aziende hanno provveduto a mettersi nelle condizioni di poter riconvertire la loro produzione. Ne sono molto felice. Di aver capito che c'è anche un'iniziativa in sinergia con l'Unical. Sì, il Dipartimento di Farmacia si è occupato di testare le mascherine e sembra che questa è un'attività che in Italia fanno in pochissimi, perché le mascherine non vengono prodotte in Italia, sono state prese dall'est evidentemente, perché lì le mascherine sono un oggetto di prima necessità da tantissimi anni, da tantissimo tempo. Per cui l'Unical adesso testa le mascherine e lo fa per le aziende calabresi che producono mascherine, e in più hanno ricevuto richieste da altri posti in Italia, e quindi è una bellissima. Come si è formata questo elenco, la modalità con cui si è formato questo elenco di aziende? Le aziende sono quelle che hanno fatto richiesta di avere testate le mascherine, quindi queste sono cose che non ho scelto io, Si chiaramente. potranno aggiungere, ci sono. Sì, sicuramente, sicuramente. Quindi sarà, insomma, in previsione di necessità future, si spera mai più, però insomma sicuramente è una cosa che rimarrà nella nostra cultura alla fine. Cioè, nei paesi dell'est le mascherine sono una cosa quotidiana, lo fanno in tantissimi posti perché i virus provengono da questi paesi da sempre, e adesso sarà una cosa che bisognerà fare anche qui in Italia, evidentemente, e nei paesi, tutti i paesi europei. Quindi sono veramente contenta che la Calabria si stia attrezzando, chiedendo l'esperienza.
l'esperienza, la competenza all'università. Chi altro potrebbe farlo? Beh, io credo che sia un messaggio importante che le aziende calabresi diano in questo momento di grande difficoltà la capacità di riconvertire linee produttive per dare al territorio delle mascherine. L'Università della Calabria che si apre al territorio e riesce a testare queste mascherine, credo sia un bel messaggio. La Regione Calabria non poteva mancare all'appuntamento, anche per dire ai calabresi: ci sono 4 aziende in Calabria che producono mascherine testate, acquistiamole, è necessario aiutare il territorio.